Gianluca Nascimbene e Nicola Biondi per raccontarvi la finale del campionato italiano di seconda categoria 2016-2017. Siamo pronti, eccoli qua, inquadrati, i due attori di questo spettacolo che andremo a vedere. Agli ordini dell'arbitro Pietro Pastorelli del comitato di Firenze, i giocatori si stanno avviando, eccoli qua. La stretta di mano con l'arbitro e tra di loro. Chi sono questi due giocatori? Uno l'abbiamo visto nella semifinale precedente, si tratta del messinese Renato Barrile del CSB Billiard Club di Messina, classe 1969, seconda categoria da alcuni anni e con due maestri di riferimento di eccezione, Mario Alibrandi e Antonio Buta è sicuramente un grandissimo tifoso qua sugli spalti, il suo figliolo al quale mi sono dimenticato di chiedere il nome che sta chiaramente facendo un tifo sfrenato per il papà. Invece, Sosho? L'altro finalista, colui che ha chitato e titolare della biglia bianca, è Matteri Roberto, è del 1965, una seconda categoria da molti anni e si è guadagnato già il passaggio nella prima. È un istruttore di palestra. Tra i suoi clienti e maestri ci sono Girardi e Gargiulo, quindi lui è di Como, è tesserato al CSB. Che non mi viene in mente, quindi una grande gaffe, non l'ho scritto. Comunque, ah, CSB Carlo, se non sbaglio, eccolo qui. Ci sono due grandi amici che sono sempre i suoi compagni di allenamento e sono Frigerio Romeo e Gaudiello Gabriele, quindi ci teneva davvero a salutarli. Eccoci qua, sono partiti. Matteri, in questo sponde palla ad intestare, rimpalla, non trova difesa. È da Barrile che può subito attaccare. Vediamo se attacca, se l'attacca di calcio Gianluca. Può garantirgli attacco e difesa. Perfetto l'ingresso in questa partita del siciliano. 8 punti e difesa trasversale. Davvero buono l'inizio di Barrile. Eccolo qua, Matteri, inquadrato all'esecuzione del tiro. Alla Questo fine si è giro, disimpegnato bene Gianluca, tutto non era affatto sommato, sì. semplice. Ed eccolo qua invece il siciliano. Chissà cosa starà davvero passando nella testa dei due giocatori, un'occasione che forse può capitare una volta nella vita. Giro di scambio per Barrile, realizza due punti, si attesta in difesa, anche se ho l'impressione, vediamo dalla telecamera dall'alto. Forse ha uno spicchio di biglia, sarebbe anche saggio qualora ne vedesse davvero poco a giocarsi un bel pallino da A tre. portare tutte e tre le biglie Eccola in lì. Bravissimo, corta. Bravo. bravissimo. Peccato che non ha fatto steola, però Sì. davvero una bella scelta. Una scelta, qui ha parlato Antonio Girardi, eh. Qui sì, qualcuno ha parlato, come si dice. Antonio Girardi che un anno, adesso non mi ricordo esattamente il quale, ha avuto l'onore di giocarsi una finale del campionato italiano a coppie proprio con Gargiulo. Ah sì, è vero. Persero la finale, se non sbaglio, con Sagno Valloni. Valloni, ci sta, ci sta. Guarda, ma qui proprio Sì. a memoria brutale. Nel momento che li abbiamo diciamo, nominati in coppia perché sono entrambi clienti della palestra di proprietà di Matteri e chiaramente sono anche un po' i maestri di Roberto, quindi mi sono ricordato di questa finale
in un Gargiulo che è giovane adesso, figuriamoci. Era stragiovane, sicuramente non era maggiorenne, maggiorenne. No, no, assolutamente. Aveva almeno forse 16-17 anni. Pensa, sì. Io Gargiulo me lo ricordo benissimo in una gara a Mozzate, che lui praticamente giocava in casa. Aveva 10 anni, un ragazzino piccolino che faceva i film tipo nel 2007-2008, che faceva tantissimi filotti, era praticamente era il pupillo della sala e era suo abitudine nonno che gli è rimasta, esatto, era suo nonno che l'aveva portato in sala biliardi, quindi aveva nonno giocatore. Intanto, quindi nipote d'arte. Intanto nipote d'arte, intanto capolavoro questo di Matteri. Traversino largo per Matteri. Per Barrile. Barrile, scusate. Si deve chinare Matteri, quindi probabilmente se qualora avesse una porzione di palla dato Anguima a erzegovinare, a portare le biglie centro a centro alla Nocerino, questo è davvero un altro capolavoro. Questa è perfetta, questa esecuzione. Divisione per Barrile, la prende di due, l'ha presa in contemporanea, sponde palla praticamente insieme, Gianluca, una chicca del nostro regista. Adesso sta inquadrando tutto il colpo d'occhio, palavela. Abbiamo visto dal set di Billiard Room dall'alto, erano inquadrati i biliardi e queste sono tutte le tribune. Sono tutte le tribune del palavela. Davvero uno spettacolo questa sì. Struttura. Oggi ti dirò che mi sono anche po' emozionato. Tanto, intanto, scusami, capolavoro. Gianluca, capolavoro di Barrile su questa parabola. Due punti. Ho acceso le telecamere per Billiard Room perché mi sono guardato alle spalle un paio di volte. Davvero un colpo d'occhio fantastico. Una struttura che ha visto un importante restyling. È una struttura già presente. Una struttura che ha avuto un restyling per le Olimpiadi Invernali del 2006. Infatti, questo è un po'. Viene sfruttato appunto per pattinare. C'è stato anche, ci diceva il nostro CT Bertoni, il Cirque du Soleil qualche tempo fa. Giro, posizione di bar a scorrere. Qui non c'è stato un bellissimo contatto tra le biglie, Gianluca. Ho sentito dal vivo che non si sono sganciate molto bene. Un piccolo kick probabilmente. Giro il risultato stretto, però è tornato in difesa. Adesso mezza garuffa per Matteri. Sta controllando se ha o meno il passaggio, ma ci dovrebbe. E lo gioca anche molto bene Roberto. Due punti per lui. Analogo tiro in risposta per Barrile. Garuffer. Qui è partita un filo corta. Pagherà l'attrezzata Gianluca. E qua invece è inquadrato il maxi schermo dove
viene proiettato il punteggio di questa finale, punteggio che è a cura della gestione di proprietà di Mirko Bianchi e Stefano Allegra. Qui anche qua si sono avvitate le biglie. Questo è un kick evidente. Lui ha cercato una passata in parabola. E adesso sono quasi le 11:30 di sera e è calata ancora un po' più di umidità sul palavela. Umidità che non è calata assolutamente per il momento nel braccio di Barrile. Incoraggiato da Piglio qua in tribuna, piazza questi 13 punti che lo portano avanti di 10. 5 a 15 in favore del siciliano. Vediamo la risposta invece del Comasco. Mette il ginocchio sinistro sul tavolo per cercare una migliore impostazione. Qui dovrà rialzarsi velocemente qualora dovesse tirare forte. Pilotto e 4 perde completamente il controllo delle biglie, finisce rovinosamente a bere con la palla battente. 10 punti, regalo ben accetto sicuramente dal contendente, che ha anche a disposizione che ne ha con questo traversino di prima di mezzo colpo in pancia, effetto a destra, leggermente largo. Attacca la sua biglia quasi alla sponda lunga, però in due passaggi si è guadagnato 23 punti. Era sotto di 3, adesso si trova avanti di Di 20. 20. Si deve salvare di gancio. Bisogna cercare di capire che tipo di diagonale ha a disposizione. Qui ha forzato l'entrata, praticamente è partita una forza lunghissima, molto molto abbondante. Un'altra conclusione frontale per il siciliano. Vediamo se decide di giocare un'altra volta. Quel pallino lo evita. Vediamo se trova il passaggio di terza. Vediamo se si sviluppa. Si sviluppa sul 2. Oggio pallino 3, 5 in totale, spese di viaggio Più che più pagate, che più che pagate. pagate. 40 a 15, è a metà dei punti che si debbono fare per vincere il primo set Barrile, è a poco più 15, è a poco più meno di un quarto di quelli che deve fare Matteri, si porta a casa il pallino da 3. Incerto Matteri che forse sta pagando, Gianluca, tanto l'emozione di questa finale. L'abbiamo detto tante volte, sono sì partite che si giocano sulla tecnica, ma che sicuramente si giocano tanto. È molto lucido Matteri che non si fa ingolosire da un'eventuale stretta, da un'eventuale. C'è anche un altro elemento da considerare, cioè la tenuta fisica. Questi giocatori comunque, se non sbaglio, stanno giocando dalle 10. Dalle 2 mi No, sembra dalle dalle 2. 2. Comunque stiamo parlando di una decina di ore di biliardo, quindi Di togliersi un po' lo stato di agitazione di dosso sparando su questo pallino. a cercare anche un'indicazione. Intanto Qui ecco inquadrata inquadrata la direzione di gara. sono i due direttori della manifestazione, il signor Rosolino Iacò e Antonio Plascella. In C'è mezzo a anche loro c'è Mirko Mirko Bianchi Bianchi. e alla destra Stefano Gibertoni. Intanto traversino di prima intenzione per Barrile che continua la sua marcia verso gli 80 punti. Ne fa altri 3
10 su questo traversino, solo il rosso 54, 23, 29, 25, 29 punti di vantaggio, gliene manca 26 per andare 1-0. Trasponde di calcio sul largo per Matteri, ma questa sul grosso ad affondare la biglia avversaria alla sponda corta opposta. E qui deve stare attento, barrile, esecuzione delicata. Chi ha questo passaggio decide di giocare dalla lunga, senza effetto. Senza effetto, delicatissima sul nuovo. Il nuovo forza trattiene molto questa traiettoria. Peccato per la direzione, sta sul largo. Sì, non, probabilmente non si è fidato a toccare questa palla di leggero effetto contro. È stato bellissimo Gianluca il saltino che ha fatto. Gliel'ha tirata sulla palla. Ha cercato di fargliela toccare uguale a suo padre, ma non ce l'ha fatta, nonostante il figlio del padre. Senza forse. Senza forse, decisamente senza forse. Vediamo se Matteri decide di fare pagare l'errore. Direi proprio di sì. E glielo fa pagare anche caro, 13 punti. L'ha tirato bene, efficace. Non ha avuto un controllo ottimale della biglia battente, ma davvero bello. 13 punti, fanno 15 in totale con quei due concessi di fallo. Adesso barrile, deve giocare alla perfezione questo giro. 2 punti, ma ottima la conduzione delle biglie in difesa. Portate nel centro rispetto all'asse longitudinale del biliardo. Si dovrà disimpegnare Matteri o dalla corta direttamente, qualora abbia una traiettoria favorevole. Mi sembra orientato per il 2 a mo' di 3. Sì. È andato a controllare l'uscita tra la seconda e la terza. Diamo la forza. Pare leggermente lunga. Forse a disposizione. Lunga ma non giro. Lunghissima. Se ce l'ha al giro probabilmente ce l'ha millimetrico. Vediamo con la telecamera frontale se riusciamo a cogliere meglio. Mi sembra orientato verso la sponda. Peccato, avrei detto proprio che invece avesse a disposizione il giro. Scava benissimo questa realizza nessun punto, ma trova un'ottima difesa. Sì. Una bella difesa diagonale. Con la palla avversaria a colla. Problemi per Matteri. Sono tutti per Matteri. Sì, perché quella zona lì, la zona del 20, non è semplicissima da attaccare. Bisogna ancora tenere una forza piuttosto aumentata. Facile pagare giro. Tanto dal largo. Sì, sì, l'unico è arrivare... Di mezzo effetto è difficilissimo. Di mezzo effetto è quasi inesistente. E alla fine fa quello che magari si era prefisso di fare, quello di rimpallare, però non è un fallo che gli porta in dote una difesa, anzi, giro e un eventuale pallino 4 se decide di sostenersi. Il pallino da 4 non lo fa, ma il giro lo fa molto, molto bene. 4 punti, se vogliamo una difesa... Sarebbe stata quella di appoggiare la palla avversaria alla corta. Però secondo me può giocare
passaggio. giocato il giro addirittura, tutto biliardo. Munito di foglie, giocarlo un pochino più forte, si allarga di natura, infatti si è allargato, non l'aveva presa neanche male, No, anzi no, la forse la porzione di porzione palla era era buona. giusta, La porzione di partita solo palla era buona, lunga sì. che la forza ha fatto allargare la traiettoria dell'avversaria. Qui cercherà un pallino da 4, vediamo se Ad affondare la bianca in corta. lo cercherà dalla grossa. Non ho capito questa forza. Ha giocato da 3, ma da 3 rischia di andare sotto Pressione sotto traversino. traversino. Piccolo abbaglio qui per il siciliano e alla fine non l'ha preso neanche malissimo, avrebbe No. potuto prenderla ancora più scarsa e alzarsi molto di più con la biglia battente, Sì. lasciare un traversino chiaramente molto più. È capitato forse il peggiore. Peggiore chiaramente Dell'avversario. per l'avversario. Del tiro. È difficile bilanciare questa forza, questa corsa delle biglie, ma Penso ce l'abbia fatta, ma se la vede ha ancora probabilmente una specialità della casa, che è quella dell'angolo. Vediamo se questo è si tanto ripete. difficile, Gianluca. Poi questo Qualora la pallino. vedesse. No, no, infatti. Qui forse una sfumatura fortunata. Spero che il pallino allargato qua tanto lo specchio del castello, ma è anche vero che era Facile farla difficile questa. bilanciarle così le biglie. Vero è però che ha trovato davvero una difesa ottima. Bisogna vedere quanta lunga ha a sua disposizione il comasco. Per battere Garù monitor ci potrebbe Forse stare, ce l'ha sai, sul ancora. biliardo Diciamo nuovo. questa che è chiaramente bellissima. Dovendo dare un Bravissimo po' di effetto, Vincenzo, fa un capolavoro. capolavoro. Bravissimo. Peccato perché è leggermente abbondante. Giro per Barrile. Questo non scappa più. Sì, È un'altra bellissima esecuzione per il siciliano. 4 punti per lui. è complicata la risposta per il comasco, che deve necessariamente andare qualora non volesse parabolare di duomo di. È andato a guardarsi l'uscita dalla lunga in alto, vedendolo dalla telecamera zimutale, e pare proprio intenzionato a battere questa 2 a mo' di 3. Abbastanza intrica da quel punto di partenza. Benissimo, La gioca anche molto bene. pallino da 3 sarebbe un buon bottino, anche se. Sfortunato perché l'impatto col pallino sicuramente gli avrebbe dovuto dare miglior sorte, perché se la sarebbe meritata davvero. Qui Barrile può andare a una palla con un pallino davvero goloso sul largo. Non lo realizzasse, costruirebbe una messa feroce. Però fa Ai ai ai. l'unico errore che pallino che può diventare buono anche sul largo, che può essere realizzato anche dopo l'impatto con la lunga. Ecco, questi sono quegli errori di tensione, no? Che dicevamo. Qui sicuramente il suo maestro ha tirato le orecchie. Giro Senza effetto ad andare avanti. Penso di sì, sì, Gianluca. no, passare passa. L'ha preso al cuore. Che Fantastico! Il rosso solo per lui. capolavoro
capolavoro davvero per Matteri in un momento delicatissimo dell'incontro. Si porta sotto 61 Matteri, 67 barrile. Se il buongiorno si vede dal mattino sarà un incontro veramente tirato. Sponde palla. E qui qualcosa l'ha sofferto, dell'errore. Adesso guardate un po', è stato indietro tutta la partita. Si appoggia in un altro modo. Vediamo dalla telecamera diagonale. Vediamo se si fida a battere questo girone, arrivo 3. La diagonale c'è, se no passaggio ad andare a 4. Più saggio. Di 4 che portare realizza. 4 lo fa e 4. si mette a meno 2, pallino pesantissimo. E qui non penso che abbia il pallino da 4, anzi, se ce l'ha, ne prende una porzione infelice arrivando dalla corta, quindi si deve necessariamente affidare a una soluzione di lunga corta, aumentando però la forza. Ai ai ai. A 67 viene impattato l'avversario, avversario che beneficia anche di biglia libera. Chiede all'arbitro Pastorelli la biglia avversaria all'acchito. Gianluca nei sogni c'è anche la chiusura. Se fa la fila di prima e sbirilla, arriva anche a 3. Guarda un po', non ha sbirillato a pallino da 3, ci arriva Gianluca, penso. Da Ci sotto alla arriva da sotto corta. alla corta. È stato vicinissimo a fare davvero un tiro favoloso che gli avrebbe dato la vittoria del primo set, però l'inerzia è andata tutta verso il nord, Gianluca. Vediamo se ha la forza di reagire il messinese. Deve stare calmo anche perché il suo avversario. Odiosa quota di 5, Gianluca. Che a te è molto cara. Tira passaggio di grande difesa a tirare questo passaggio. Anche se Anche se si diminuisce bene la forza e si cancella lo sponda palla dalla lunga, allora può diventare una buona messa. sì, diciamo che è da tirare con parsimonia quel passaggio qui. Sponda a intestare. Per Matteri, buona la presa sulla palla avversaria. Linguaggio del corpo totalmente diverso rispetto all'inizio partita da parte di Matteri. Bricolla adesso per Barrile. Delicata sul nuovo, se scappa larga si fa un mezzo disastro qui. E e invece la fa un scia. lei tiro importantissimo, forse è partita anche un po' corta. Gianluca ha Sì. avuto la fortuna di prenderla al cuore. Punti pesantissimi, Non Gianluca. è tutto sommato cortissima, è corta di una ventina di centimetri, ma se non l'avessi. Aspetta un attimo, Vincenzo, perché siamo nel finale. Siamo nel finale di gara. Nel primo set si va agli 80 punti, a un 2 su 3 agli 80. 3 di calcio con l'uscita 10, palla sulla traiettoria dello del birillo stretto della Goriziana. Due forze per due parti della palla. Vediamo. Viaggia molto bene, si porta a casa anche un birillo che lo mette a meno 3.
alla vittoria del primo set. Per Barrile a toccare appena con di effetto contrario. Qui la gioca dentro il castello, già la partita corta. Gli è volata via la graffiata esternamente, ma il primo reale set point ce l'ha sulla punta della stecca Matteri, che può prendersi questo pallino da 3 sull'arco e chiudere, oppure passare all'interno del pallino e realizzare il castello. Qui sto pensando sul larghissimo del castello, chiude di pallino, sul giusto se passa dal pallino fa può far due, ma secondo me Gianluca a pensare a tirare così come se il pallino non ci fosse. Fa il birillo rosso da solo, 1-0 Matteri, fantastico. Favolosa davvero anche questa chiusura, che non ha perso la testa pur essendo andato sotto. Adesso qua impeccabile il set. Sì, praticamente un grande inizio del siciliano, che sembrava proprio padrone del set. Poi c'è stato un piccolo errore da parte di Barrile e ha incominciato questa rimonta a partire da una palla al punto dove ha realizzato 13 punti e poi dopo ha fatto un giro di colpo in testa senza effetto, l'abbiamo visto dalla telecamera diagonale, ha realizzato 10 punti e poi ha messo il punto esclamativo con quest'altro giro, altri 10. Matteri, una sentenza. Sì, davvero. Così come lo è sull'angolo Barrile. Esatto. Abbiamo trovato i punti forti di entrambi i giocatori. In questi due giocatori. Vediamo se qui, come è inquadrato il siciliano, vediamo. Da. Eccolo lì, guarda la tensione che c'è negli occhi del siciliano. D'oro, e adesso deve fare un'impresa titanica, deve vincere 2 set consecutivi ad un giocatore che chiaramente adesso è sull'ali dell'entusiasmo. Molto ordinato, abbiamo visto freddissimo nella chiusura della semifinale Gianluca Matteri. Sì, era un filotto ma non era assolutamente scontato. Dall'entusiasmo allunga tantissimo questa bricolla. È partita una steccata un po' adrenalinica. Sì, sì, sì. Adesso bisogna avere la forza di gestire. Traversino di seconda, se di una passata è in mezzo. Favolosa. Che peccato, rimane corto di un paio di giri, anche 3. Era di centimetri. Sì, era anche l'unica forza per farlo in questo modo, perché poteva fargli quadrare le biglie in attacco difesa. Traversino per Matteri, impatto sul pallino, attenzione, non beve, chiede scusa, realizza 12 punti buoni, ma è andato vicinissimo a regalare 14 punti al suo avversario. Qui sono partito curioso. Bene. Ai ai ai. Partito bene anche con molta fortuna. Masco. Sì, qui Barrile ha preso un abbaglio. Dacci la frontale, Vincenzo.
Mattery qui non ha badato troppo al sodo e sposa la sua linea, nel senso che ha cercato l'esecuzione di potenza per far pagare all'avversario per farne il più possibile. Sì. L'errore di Barrile è stato un errore abbastanza vistoso. Ci spera su questo pallino 4 di sfaccio, il pallino realizza poi 4 punti di castello. Vediamo come gioca questo giro. Venti a 8. Bellissima, perché si difende male. L'ideale sarebbe giocare praticamente senza effetto, a piantarsi lì, anche a scorrere. Ci può essere più di qualche problema su questa esecuzione. La gioca a scorrere. Condivido. Lo so, però se la prende la sua corre tanto tanto di meno. Ma secondo me ha tirato il modo più semplice, secondo me, per marcare e tenere due biglie lunghe, anche sì, se frontali, era avanti abbastanza. Allora devi giocare l'altra, solo la forza dell'altra alla corta. Però è un bilanciamento, soprattutto sul nuovo, sul battuto la palla discretamente facile. Sul nuovo non è facile. No, sul nuovo sicuro. È difficile. Più che non è facile, è proprio difficile. Colpo è in testa, bellissimo questo colpo in testa, favolosa questa esecuzione. 10 punti e difesa centrale, meglio di così davvero non si poteva fare. Che reazione di Barrile, ora lì non molla. 22 a 18. E tra l'altro l'ingresso per la garuffa mi sembra non ci sia. Deve scavare tanto l'entrata. Quindi è partita un po' rigida questa steccata. E adesso giro, arrivo pallino 3 per Barrile. Guardate, una. Questa è più bella ad andare avanti. C'è una diagonale che parte leggermente più chiusa, quindi la nostra si muove meglio. Vedi com'è partita più naturalmente la battente rispetto a prima. Sì, sì, ma io intendevo, Gianluca, non di farla scattare verso l'angolo dove è andata ora la battente. Giocare solo la forza della corta e lasciare un tiro a vista lungo. Sì, sì, prima non ce l'aveva proprio, una porzione proprio di palla. Due punti per Barrile, che si riporta quasi in parità. E divide solo un periglio. E qui dà proprio la forza del pallino. 8 punti per il Comasco. Questo è il coraggio di una scelta, Gianluca. Si è mantenuto sullo stretto, gli ha dato la forza del pallino. Il biliardo l'ha premiato con 3 birilli. E io sono per chi ha questo coraggio. 30 a 20. Passaggio difensivo. No? Testa. Barrile. Forse leggermente corta questa divisione. Batteri è andato a controllare qualcosa sulla lunga, quindi probabilmente tirerà a gancio. E ancora segno, 6 punti per il Comasco. Davvero in serie positiva in questo momento, già avanti per un 7-0.
barile deve avere la forza di non mollare, di crederci. E Si lo porta a fa casa il davvero birillo bene. esterno, 2 punti. Sponda palla intestare. I suoi giocatori non stanno sentendo probabilmente l'emozione, sono davvero in adrenalina entrambi. Pallino 3 e buca a buca per Matteri, che si mantiene sulla pace tanto quando c'è la possibilità di diagonale. Porta le biglie sempre a descrivere questo disegno. Pallino da 4, che non era neanche un po' semplice. E lo sfiora davvero. Gli passa di fianco, molto sfortunato Sì, qui. questo Se l'aveva giocato davvero bene. lo sarebbe davvero meritato. Più 14. Sta chinando per vedere che tipo di proporzione vede. Addirittura se ha la raddrizzata di misura, la raddrizzata per il pallino. Invece no, ci spara. Certo che la Porta a casa il pallino da 3, si porta anche a spasso il pallino a braccetto. che insieme al Pallino. pallino, in complicità col pallino, genera questo disegno di snooker cinese. Tanto difficile. La prolunga non ne ha bisogno. Infatti A la va a riporre. riposare. Le volte la lucidità Gianluca si vede anche da questi Anche da questi piccoli gesti. particolari, Sì, eh? sì, sì. Che andare a prendersi la prolunga su questo colpo è un po' sinonimo di annebbiamento del pensiero. 3 punti per lui. E qui il pallino forse gli dà una mano. No. Troppo, Gianluca. C'è il passaggio, ce l'ha probabilmente sia di sventaglina che di seconda. Sceglie il comascolo, sceglie di seconda e terza in candelare. Vediamo se passa dal rimpallo. E vediamo se rientra verso il filotto e sci per Matteri. Pesantissima questa marcatura nell'economia di tutto il campionato italiano. Si metta più 24, 49, 25. Diamo barrile. Barile non morde, di terza passata è rientrata Gianluca. Non Adesso pensavo il biliardo che. ha acquisito chiaramente a quest'ora un po' di umidità, quindi le risposte sono più dure, quindi si generano anche questi di rientri. Con questa diagonale Gianluca davvero non pensavo A che la squarciare così. rendesse. Ripete Roberto, palla grossa ed effetto per lui. Ah no, di sventaglina. Sventaglina. Gianluca per giocare la sventaglina. Manì, nel senso che se avesse diminuito la forza come ha fatto, cioè a prendere la palla un po' più grossa, la creava questa proporzione. Sì, doveva fare gli altri birilli bianchi. Sì, o sul 6, O sul bravo, 6 o o sul sui 6, birilli o bianchi. Sui 4 esterni sicuramente non c'era la proporzione per tornare in difesa. Stretta mamma mia! Questo maiuscola di Barrile, 8 punti. Ha è davvero un capolavoro. diminuito la forza, ha precisato meglio il castello, realizza 8 punti in prima passata che con gli altri 8 che ha realizzato al tiro precedente fanno 16 in totale, si porta a meno 12. Qui davvero. Matteri, e c'è anche pallino E qui ha probabilmente. badato a poco per il sottile,
Matteri ha realizzato 9 punti su questa sventaglina. Anche perché si porta a 2, quindi si porta tanto vicino all'obiettivo. Però questo sfaccio, vediamo se lo dimostra meglio. Filotto di prima, è il terzo 8 consecutivo. Il quadrato perfetto. La forza giusta era questa perché... Tre passate e un quarto. Sì, perché precisavi la biglia partiva, meglio il filotto. Esatto, partiva da tanto distante alla corte e leggermente decentrata rispetto alla mezzeria. Perfetto, disegno da scuola, 10-10. Nonostante le tre marcature... 8 si trova ancora indietro di 13 il siciliano, però è ancora lì. Garuffa ancora a segno, 2 punti per Matteri, 64-49. Matteri, vediamo se va alla ricerca di questo pallino da 3. Non è affatto semplice, l'ha fatto di rimpallo, molto molto fortunato qui il Comasco, e addirittura ancora snooker cinese fortunato, e qui è già un paio di segnali positivi, anche 3 va. Altro pesantissimo, guarda cosa ricava il siciliano da questo, con questo tiro, 6 punti in questo angolo difficilissimo, lo doveva giocare in questo modo e soprattutto con questa forza. Qui davvero è sinonimo comunque che c'è ancora, che è lucido. Ultime 4 marcature, 3 volte 8 e un bianco, 6 punti. 30 negli ultimi 5 tiri per il siciliano, che certo, ancora però si trova sotto. Ci stanno regalando veramente un bellissimo incontro, un ottimo livello di gioco. Batteria dubbioso, da quella posizione, anche vista quella del pallino, le 5. Avrebbe un angolo più favorevole. 2 per le 3. Impatta piena la palla avversaria. Forse rimane corto. Leggermente corto, sì. Aveva un brutto angolo per il 2 a mo' di 3. E guarda, non è rimasto corto neanche di tantissimo, no. Perché... E nonostante aver dato una bella forza, e qui l'apre troppo di seconda su questo sfaccio, evita il rimpallo di poi alle medie realizzative degli ultimi 5 tiri ci aveva abituato un po' male Barrile, quindi sì, ci è suonata un po' strana questa marcatura da 2. 10 punti separano i due giocatori e 13 punti separano il campione italiano di seconda categoria. Nel frattempo però non ne deve marcare però 23 Barrile. E tanto guarda un po', prende il calcio al pallino un'altra volta, fortunatissimo, e con questi 10 punti. Questi sono... questi. Il 4 l'ha tirato. Il 4 l'ha tirato, ma prendere il calcio al pallino in una partita decisiva del campionato italiano nella finale, dopo che vinci 1-0, hai preso la prima partita in un modo quasi incredibile. Ed
Vediamo se ritira, se ritira il pallino da 4. Lo diciamo piano perché siamo relativamente distanti dal biliardo. Ma il gioco sul pallino sembra che l'abbia abbastanza sviluppato il comasco. Non stavo pensando se ce l'aveva sia per il 3 che per il 4. E che questo 4 sembra orientato di sponda comunque. E con questo sogno, quello di diventare campione italiano di seconda categoria e cucirsi addosso lo scudetto tricolore, per Roberto Matteri il comasco vince il campionato italiano di seconda categoria. È chiaramente una grande esultanza, una grande gioia per lui, e i nostri complimenti. Sì, assolutamente, perché un titolo è sempre un titolo. È bellissima l'esultanza. E adesso va lì sotto il fotografo alzando la stecca. Mi sa che gli sta scappando anche una piccola lacrimuccia. Emozione. Emozione che io vado a percepire da vicinissimo, Gianluca, perché ti abbandono per andare nella zona interviste e strappare due parole al vincitore. Senz'altro, lasciami pure solo. Davvero una bella giornata di biliardo, dove sono iniziate le batterie di qualificazione delle tre. Terminato questo campionato italiano di seconda, uno dei titoli a mio avviso più difficili da conquistare. Quello di gioco, soprattutto negli ultimi anni, le categorie di base si sta alzando, e anche molto. E oggi devo dire che, girando tra i vari biliardi allestiti in questo splendido tempio del biliardo, almeno per una decina di giorni, in Palavela di mi sono accorto che il livello di gioco, come vi stavo dicendo, sta crescendo. Ho visto davvero delle belle partite. Voglio nominare un ragazzino che ho sempre molto a cuore, che si è fermato, se non sbaglio, ma vado a memoria, è un salernitano, è Angelo Salzano, fa parte anche degli juniores, e sinceramente quando lo vedo steccare un giocatore che, a mio modo di vedere, tra qualche anno farà sicuramente parlare di sé. Intanto degli arbitri stanno facendo la copertura dei biliardi. Intanto Nicola Biondi è andato a catturare il neo campione italiano di seconda categoria nel nostro set televisivo. Ricordo anche per voi, domani giornata dedicata interamente alla terza categoria, di cui vi daremo conto già dalla mattina, riguardo agli streaming non commentati. E poi nel pomeriggio entreremo a farvi compagnia anche con il commento, sicuramente di semifinale e finale, probabilmente anche di ancora qualche secondo stanno preparando la postazione per l'intervista. Nella panoramica della Palavela che vi ha offerto il nostro regista Vincenzo Capece, avrete sicuramente notato che al centro del Palavela sono allestiti 4 biliardi da snooker. Per la prima volta il campionato italiano di snooker si disputa insieme a quello del biliardo internazionale, dei 5 birilli. E oggi mi sono davvero divertito a vedere questa specie, personalmente adoro, che mi piace tanto. Non l'ho mai vista giocare tante volte dal vivo. L'Italia si sta cominciando ad affacciare
a questo sport davvero, davvero organizzazione e anche una discreta partecipazione. Chiaramente i numeri non sono ancora tutto in divenire, quindi la pubblicità si cerca di fare. Tanto adesso vedete, ha cambiato anche il tenore della luce che vedete sul set televisivo, perché si stanno accendendo le luci della Pallavela e stanno per iniziare le premiazioni della seconda categoria. Direttore di gara Rosolino Iacò sta presentando i quattro finalisti. Vi stiamo per mandare le immagini in diretta della premiazione. I tecnici oggi si sono veramente prodigati per risolvere al meglio alcuni problemi di connessione che abbiamo riscontrato, non per colpa nostra. Abbiamo cercato di alzare, abbiamo anche scritto in un post sui social network, abbiamo cercato di alzare la qualità di uscita del video e dell'audio, quindi ritarare i sistemi per fare in modo che anche qualora voi non aveste una connessione altissima, riusciate comunque a ricevere le immagini. Intanto stanno premiando tantissimo Marchigiano Gianni Asuni. Eccolo qua, Gianni Asuni, il marchigiano di Pedaso. L'abbiamo visto in semifinale proprio contro Renato Barrile. Gianluca, mi senti? Ciao, Ed ecco anche Nicola al microfono. Ti sento forte e chiaro, Nicola. Quindi fra un po' Gianluca? ti sento chiaro, tu mi senti? Tutto Ti sento benissimo. rigorosamente in diretta. Eccolo qua, sta arrivando Tutto il a posto. vice campione italiano, premiato da Raffaele Di Gennaro. Eccola qui la vittoria del Comasco, Gianluca. Ecco il campione italiano, eccolo qua, il campione italiano di seconda categoria, Matteri. A Premiato seguire dal penso, CD. Gianluca, scusami, penso che ci sarà l'inno nazionale e poi avremo. Ecco. L'inno nazionale, tutti in piedi. Gian. Ed eccoli i quattro finalisti del campionato italiano di seconda categoria.
Io adesso lascio la parola fuori postazione a Nicola, io per adesso vi congedo da voi, farà lui i saluti di rito, di chiusura giornata, io vi rimando a domani, così come vi ho detto prima, dalla mattina, collegatevi in streaming, ci saranno già i primi incontri, e con noi per il commento italiano di terza categoria. Da Gianluca Lascimeno una più cordiale buonanotte e parola al mio socio Nicola Biondi. Gianluca, tutto rigorosamente in diretta, abbiamo qua il vincitore qui con me, complimenti Roberto. Grazie. Allora, ce l'abbiamo fatta a portare a casa questo titolo italiano. Raccontaci, se si può spiegare in due battute, l'emozione. È stata abbastanza dura e sono stato anche fortunato, perché per arrivare in fondo un po' di fortuna ci vuole. E voglio, se posso, fare una dedica. Puoi fare tutto quello che vuoi. Da oggi sei il nuovo campione italiano di seconda categoria 2016-2017. La dedico al mio amico giorni fa, e anche lui, ho vinto perché mi ha aiutato anche lui da lassù. Ciao Fabio. Grazie. Davvero un'importante dedica che ha anche tutti i nostri telespettatori. Roberto. Volevo ringraziare l'Antonio del mio CSB, Ruggero, che ci aiuta anche, ci dà i consigli per giocare, Gaudiello, il mio amico Frigerio, l'Antonio Girardi, che è un mio allievo in palestra. Tu sei il suo allievo nel biliardo, praticamente. Sì, e lui mi aiuta nel biliardo. E il mio amico Sebastiano Gargiullo, grazie. Sì, siamo nominati e anche noi chiaramente li salutiamo. Comunque, a parte la finale, la partita più difficile che hai giocato è stata questa, oppure c'è stata anche un'altra partita nelle qualificazioni che diciamo hai ritrovato un po', hai tirato un po' per i capelli? La prima, quando giovedì ho vinto la batteria, la prima partita, ho vinto 2-1, è stata faticosa. E la miglior partita l'ho fatta con il ragazzino, che non mi ricordo però come si chiama. Lì. Spinelli forse? No. Spinelli mi sembra che è il terzo, quello bravo. Sì, è vero, è un terzo, è vero. Questo ragazzo ha 16 anni, è proprio bravo, e ho fatto le mie due migliori partite, se no non avrei mai vinto con quel ragazzo. E questa è stata faticosissima, e sono stato anche un po' fortunato. Un po' di fortuna ci vuole sempre, no? Sicuramente anche un po' di stanchezza, anche perché sì. È da 10 ore che vi state dando taglia sul tavolo, e sicuramente è stata davvero un'impresa anche fisica arrivare a vincere questo campionato. Allora, chiaramente tu, i complimenti da tutto lo staff. Grazie. Di Bet Italy, da tutta la federazione. Oggi sei il nuovo campione italiano di seconda categoria. Grazie. Arrivederci. Allora, per oggi le nostre dirette finiscono qua. Torna qui accanto il mio socio. Abbiamo anche uno sfondo musicale rock messo da un'allegria e una festa incredibile, anche perché abbiamo finito, sono quasi mezzanotte, penso. Lasciamo stare le ore. Noi vi diamo appuntamento a domani. Domani partiremo alle ore 10 con le ultime batterie di terza categoria. Non ci sarà il commento incomincerà nel pomeriggio per le fasi finali proprio della terza categoria. Quindi una buona notte da Nicola Biondi, Gianluca Nascimene. Ricordatevi, Bet Italy è sempre con voi. Ciao. Buonanotte. Vincenzo! Ti hanno promosso? Okay.